Podcast, benvenuti con il secondo episodio dove scopriamo insieme cosa si nasconde dietro i garage all'asta. Tra l'altro il primo è andato fortissimo, avete apprezzato tantissimo questo nuovo format, il che mi rende molto molto felice, così da spingermi oltre. Infatti a sto giro ho speso ancora di più per acquistare questo nuovo box. Questo, ragazzi, ci tengo a precisare, è un mondo molto pericoloso, infatti molto spesso ci sono dietro anche delle grandi fregature, che poi vi spiegherò bene anche nel corso del video, perché non sempre è oro ciò che luccica, però a volte il rischio ne vale la pena. Ora sono curiosissimo di sapere cosa si nasconde dietro questo box, quindi non perdiamo tanto tempo e andiamo a scoprirlo insieme. Vamos! Tra l'altro sto giro famiglia siamo in una zona residenziale turistica, tra l'altro molto molto carina, mi piace. Per chi è della zona, là dietro è un posto molto molto simbolico e questo fa alzare secondo me di tanto l'asticella, quindi costa di più, ma ciò che si può trovare all'interno secondo me è molto più interessante rispetto magari a una zona in periferia. Però non è detto, andiamo. Ci siamo famiglia, il box in questione è lui. Tra l'altro mi cade già l'occhio qui, l'ex proprietario ci ha lasciato la spazzatura. Era uno che secondo me faceva feste pesanti o comunque gli piaceva bere. È chiaro! Già troviamo un indizio, eh? Ok. No! Bro, non una, ma due jet ski! Vieni, vieni, vieni! Wow! No, tra l'altro abbiamo anche una bici bellissima e uno scooterino. Credi? Ma vediamo se sono ancora le luci, se sono le utenze. Perfetto generale. E... mamma mia, pure ancora le luci, perfetto. Ma vediamo cosa si nasconde sotto questi teli, dai. Non ci credo, bombardier. No, vabbè. È nuovissima. Nuovissima, incredibile. Wow. Cioè, ok, ha i suoi anni, ragazzi, ma è tenuta in condizioni perfette. Tenete conto che questi mezzi qua nautici e tutto, essendo sempre in contatto con la salsedine, si rovinano subito. Questa è nuova, cioè guardate la carena e tutto, perfetta ancora col suo lucido, wow. Questa qui, se non sbaglio, tra l'altro ce l'avevo anche un mio vicino di casa, dovrebbe essere un due tempi, tipo un 1000. Vediamo sotto come si apre. Ok, uno. E due. Anche il vano motore è perfetto. Wow. Sì, ragazzi. Questo qui è un 700, due tempi, motore Rotax, Bombardier, bellissimo. Cioè, tenuto in modo maniacale. Non finisce qua. Perché sì, ce ne sono due di jet ski. Guardate, signori. Vediamo questo. Questa qui è la famosa Spark. Cioè, l'ex proprietario doveva essere proprio un amante della nautica per averne due. Vediamo. Wow, anche questa qua. Questa davvero è nuova. Modello molto, molto recente. No, è la Trix. Questa qui è proprio il non plus ultra delle Spark. Bellissima, è rarissima. Wow. Io non vi nascondo che sono molto informato su questo settore qui, perché è da 16 anni che ho sempre desiderato una moto d'acqua. Però parliamoci chiaro, sono cose che costano davvero tantissimo. Tenete conto che per un mezzo simile siamo intorno anche ai 13-14 mila euro. E qui mi cade anche l'occhio, c'è anche il carrello. Cosa che io ho sempre voluto, perché portando le moto e tutto mi ero anche informato. E un carrello del genere... siamo intorno anche qui ai 2-3 mila euro, con tanto di luci e tutto, bello completo, wow. Però qua, ragazzi, abbiamo fatto bingo. E mi cade anche l'occhio, qui c'è già anche la sua chiavettina. Vediamo se parte. Purtroppo ha la batteria morta. Vabbè, la mettiamo in carica e tutto. Non ho guardato se sul Bombardier c'è la chiave, perché questo... davvero, sono quasi più gasato per questa che per quella. Questa motore due tempi deve essere proprio una chicca. Vediamo se c'è la chiave. No, purtroppo qui la sua chiavettina non c'è. Vediamo se salterà fuori dopo. Comunque, se arriviamo a 10.000 like, un giro con questa, ragazzi, ve la porto super volentieri. Vorrei fare proprio un dedicato a lei, perché wow, è spettacolare. Io direi,
Andiamo avanti con la ricerca perché non è finita qua. Infatti qui troviamo anche un SUP, guardate. Wow, tra l'altro anche questo nuovissimo. Da non sottovalutare perché queste qua, ragazzi, li trovate anche intorno ai 200-300 euro, con la sua pagaiette e tutto, la sua pompa, completo. Questo è il bello di trovare i box in zone molto turistiche, zone lago, perché come vi dicevo nascondono cose di valore. Cioè, a sto giro è andata benissimo. Qua troviamo un po' di cianfrusaglie, attrezzi, flessibile e tutti gli oli, perché sì, questa qua, ragazzi, come vi accennavo, è un motore due tempi e c'ha il suo miscelatore. Wow, che incredibile, Bombardier, wow. Ma cosa molto interessante è anche lei, la bici, fammi sentire, straleggera. Tenete conto che io in periodo Covid avevo comprato la mia prima bici, un po', diciamo, professionale, e hanno dei valori assurdi, a volte anche più di una moto. Questa qua secondo me siamo intorno ai 2-3 mila euro. Tra l'altro gommata nuova, Michelin, solo la gomma costa sui 70. Bella, bella, leggerissima tra l'altro. Interessante, Canyon. Ma anche uno scooterino. Questo qua è recentissimo tra l'altro. Sì, con la sua chiave. Per rifare le chiavi costa un botto. Anche lì sul Bombardier mi sa che mi toccherà rifare la chiave. E siamo intorno ai 200-300 euro. Quindi se è interessante, ragazzi, vi può interessare. Vi porto un test con lei, magari arriviamo a 10.000 like, lo ricordo, bello bello. Famiglia, ho messo in carica la batteria e secondo me ora ci siamo. Vediamo se parte. E... fermi tutti perché ho anch'io qualcosa di misterioso per voi. Avete capito bene, ho voluto creare la Mystery Box. Ma che cos'è questa Mystery Box? Ora vi spiego subito. In occasione di questa serie che sta andando fortissimo, ho voluto fare questa cosa misteriosa, però nel vostro caso il risultato è garantito. Non è come me che a volte apro la sala cinesca e mi trovo niente. Voi ci avete dentro sempre qualcosa di molto piccante. Infatti il valore di questa Mystery Box è intorno ai 180-200 euro, ma voi la pagherete la metà. Tra l'altro utilizzando il codice sconto la pagherete ancora di meno. Ma vediamo in questo caso cosa ha trovato il bro. Ora apriamola. Cappellino, gas o plomo, il quadretto per farsi un viaggio direttamente in Messico in caso di qualche errore con la cica. È il piano B questo. Una felpa messicano ricamata, un paio di occhiali, ce n'è, gli adesivi del messicano un po' misti e poi, famiglia, una grande novità che al bro arriverà in anteprima, ovvero la mascherina fuego del messicano. Ora ve la mostro. Vi spiego subito, è appena uscita questa qui, tra l'altro con lente blu a specchio, bellissima, e all'interno della confezione ne troverete due di lenti, infatti troverete anche una arancio, bellissima tra l'altro, tutto a specchio. Il paranaso è removibile se a qualcuno non piace e sull'elastico c'è scritto fuego il messicano. Bellissima ragazzi, fatta molto molto bene, qualità sempre al top. Io vi lascio qua sotto in descrizione e nel commento fissato il link dello shop. Mi raccomando, dateli il fuego, ce ne sono pochi, una cosa che ho fatto per poco tempo questa, perché ragazzi davvero i prodotti all'interno sono tantissimi, quindi approfittatene. E ora andiamo avanti col fuego. A few moments later. Oh, oh, oh. Ci siamo, famiglia! Wow! Che emozione! Che essere maneggevole! Cosa bella,
potete alzare il trim e diventa una moto per impennare, guardate. Oh! Questa è la situazione a candela. Ma fermi tutti, perché mi è capitato di rileggere i commenti del vecchio video e messicano tutto fake, solo tu trovi roba fighissima e roba di valore. No, qui vi fermo, perché ragazzi mi è capitato anche di trovare dei garage vuoti, di valore zero. Però anche lì, volendo, un qualcosa si riesce a mangiare. E vi spiego anche come. Infatti, mettiamo che questo box fosse vuoto, non è questo il caso, però... fosse vuoto, cosa si può fare? Si può comunque restaurare, infatti andare a sistemare tutta questa zona qua, renderlo molto più clean, andare a lavorare sulle luci, così da renderlo perfetto. E anche da un box in buone condizioni si ricava una buona cifra, soprattutto in queste zone dove è super ricercato. Come vi ho detto un po' all'inizio, è un format molto molto costoso, infatti anche a sto giro le cifre si sono alzate parecchio e vi dico che l'ho portato a casa con 16.000 euro questo box. Però... già solo con lei e con lei sono rientrato della spesa, il che sono felicissimo, e in più ho un box in mano. Vi ripeto, non è sempre così, a volte ci ho anche rimesso di tasca mia, però qualcosa si porta a casa. E non sto a portarvi i video dove sono i box vuoti o dove le cose non vanno bene, vi porto solo i casi eccezionali, come in questo caso. Quindi sono molto felice, è andata bene ragazzi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di tutto questo, se portarvi un terzo episodio, quindi arriviamo a 30.000 like per un terzo episodio, ovviamente solo roba piccante, ricordo, sapete com'è il messicano. E nada famiglia, iscrivetevi al canale, passate sullo shop per motivarmi a continuare tutto questo, e noi ci vediamo in un prossimo video.